quello che ci aspettavamo lo scorso anno, ovvero l'impatto della pandemia sulla mobilità italiana, in realtà lo abbiamo ritrovato quest'anno. Infatti il rapporto Italiani nel Mondo registra da gennaio a dicembre del 2021 un decremento del 23,5% delle partenze, ovvero siamo a quota quasi 84.000. Dobbiamo tornare indietro al 2014 per avere partenze al di sotto delle 100.000 unità e nel 2014 erano 94.000. Un decremento che però segna anche una maggiore partecipazione, un maggiore protagonismo dei giovani tra i 18 e i 34 anni, che sono il 42% di queste partenze, e invece un arresto delle partenze degli anziani e dei minori e quindi di conseguenza anche delle famiglie. Quindi è una mobilità che caratterizza sempre di più coloro i quali sono nel momento anagrafico più vivace e più creativo, che lasciano l'Italia dopo essere formati dall'Italia e vanno a mettere a frutto di altri paesi le loro conoscenze acquisite appunto in Italia. Il 78% è andato in Europa e questa è un'altra caratteristica. Le avevamo viste già lo scorso anno, queste strategie di contenimento di rischi, ovvero l'essere più vicini, nonostante 186 destinazioni differenti, oltre il 78% si è recato in Europa, e dall'altra parte questo discorso del protagonismo giovanile e invece l'arresto appunto degli anziani e dei minori, che sono state le due classi anagrafiche maggiormente colpite in negativo dalla pandemia. Si tratta di un profilo che però soltanto nei dati ufficiali ha registrato un decremento. In realtà, considerando il fatto che l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che è obbligatoria, porta purtroppo alla perdita del sistema sanitario, del legame con il sistema sanitario italiano, può anche darsi che molti, in un momento di fragilità dovuto anche all'emergenza sanitaria, ma anche a una fragilità diciamo di vita e che li obbliga a lasciare i confini nazionali, hanno sentito la necessità anche di non iscriversi, quindi di non ottemperare all'obbligo di legge. Quindi probabilmente l'onda lunga della pandemia, associata alla paura di perdere questo diritto, può aver portato a un decremento soltanto ufficiale dei dati, ma poi nella concretezza siamo sempre a numeri molto importanti, e questo sicuramente lo terremo come redazione del rapporto Italiani nel Mondo ben al centro delle nostre ricerche, che comunque non si concludono con la realizzazione e la pubblicazione del volume, ma continuano costantemente nell'anno.